artisti tedeschi del suo tempo, Kersting nacque in una famiglia piccolo borghese. Alla morte del padre, produttore e decoratore di vetro, intraprese gli studi all'Accademia di Copenaghen, grazie all'aiuto di un cugino benestante. Gli studi andarono avanti dal 1805 fino al 1808, dopodiché il pittore si trasferì a Dresda, dove fece amicizia con Gerhard von Kugelen e Caspar David Friedrich, e in compagnia di Friedrich compì un viaggio attraverso la Slesia e la Boemia. Kersting dipinse sempre e soltanto vedute d'interni, genere tipicamente borghese di tradizione fiamminga. Nei quadri di questo pittore appaiono ambienti di vita e lavoro della borghesia d'inizio XIX secolo. Si tratta di interni per lo più spogli, in cui l'ordine riflette la concentrazione e la serenità delle persone che li abitano e ci trasmettono uno spaccato sociale dell'epoca. I quadri migliori di Kersting, che poi si avvierà ad uno stile più Biedermeier, incentrato sulla rappresentazione delle comodità domestiche, sono quelli che esprimono, attraverso la resa di interni abitati, la personalità di chi ci vive, una sorta di emanazione psicologica del personaggio rappresentato. Come vedete in questo quadro, incentrato sulla dimensione spirituale della lettura. La concentrazione e la meditazione dell'uomo intento a leggere si riflettono nella semplicità del mobilio e nella scansione dello spazio attraverso le linee orizzontali e verticali degli scaffali. La lettura è in grado di aprire nuovi mondi d'esperienza, esattamente come viaggi in terre lontane. La luce della lampada getta sulla parete nuda una serie di ombre e diventa espressione reale dell'illuminazione interiore. Proprio in quel periodo la borghesia colta faceva del sapere un'arma contro la censura. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!